Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino, stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gioia. Padre, tu che sei mio padre, tu che sei la vita vera. Dal Libro di Cielo, volume 19, 10 maggio 1926. Così come il sole è vita di tutta la natura, il volere divino è vita dell'anima. La mia povera mente nuotava nel mare immenso dell'eterno volere, ed il mio dolce Gesù mi ha trasportato fuori di me stessa nell'atto che sorgeva il sole. Che incanto! Vedere che la terra, le piante, i fiori, il mare subivano una trasformazione. Tutti si toglievano da un incubo che li opprimeva.
tutti sorgevano alla nuova vita che dava loro la luce ed acquistavano la loro bellezza e lo sviluppo che dava loro la luce ed il calore per farli crescere. La luce pareva che dava la mano con l'investirli per dare la fecondità alle piante, il colorito ai fiori, per fugare le ombre delle tenebre sul mare e dargli con la sua luce le sue sfumature argentine. Ma chi può dire tutti gli effetti che produceva la luce solare con l'investire tutta la terra, coprendo con la sua veste il tutto? Sarei troppo lunga se volessi tutto descrivere. Ora, mentre ciò vedevo, il mio amato Gesù mi ha detto: figlia mia, com'è bello il sorgere del sole, come cambia tutta la natura e col trasformarla nella sua stessa luce dà a ciascuna cosa gli effetti per farle produrre il bene che contengono. Ma per fare ciò la luce le deve investire, toccare, plasmare, penetrare tanto dentro da dargli i sorsi della luce per infondere la vita del bene che devono produrre. Sicché se le piante, i fiori, il mare non si facessero investire dalla luce, la luce sarebbe per essi come morta ed essi resterebbero sotto l'incubo delle tenebre, le quali servirebbero loro di tomba per seppellirli. La virtù delle tenebre è di dare morte, la virtù della luce è di dare vita. Sicché, se non fosse per la luce del sole, da cui dipendono tutte e hanno vita tutte le cose create, nulla ci sarebbe di bene sulla terra. Anzi, sarebbe spaventevole e orribile a vedersi. Perciò la vita della terra sta attaccata alla luce. Ora, figlia mia, il sole è simbolo della mia volontà. E tu hai visto com'è bello ed incantevole il suo sorgere sulla terra? Quanti effetti non produce, quante varie tinte, quante bellezze, quante trasformazioni che sa fare la luce. E come questo sole è stato messo dal suo creatore per dar vita, crescenza e bellezza a tutta la natura. Onde se ciò fa il sole per compiere il suo ufficio datogli da Dio, molto più il sole della mia volontà, che fu dato all'uomo per infondergli la vita del suo creatore. Oh, com'è più incantevole e bello il sorgere del sole della mia volontà sulla creatura. Col battere la sua luce su di essa la trasforma, le dà le varie tinte di bellezza del suo creatore, con l'investirla e plasmarla si addentra in essa e le dà i sorsi di vita divina, affinché cresca e produca gli effetti dei beni che contiene la vita del suo creatore. Ora, che sarebbe della terra senza il sole? Più brutta e spaventevole sarebbe però l'anima senza la mia volontà. Come scende dalla sua origine, come l'incubo delle passioni e dei vizi, più che tenebre, la fa morire e le prepara la tomba dove seppellirla. Ma tu hai visto che la luce del sole può fare tanto bene per quanto si lasciano toccare dalla luce e investire le piante, i fiori ed altro, e stanno con le bocche aperte per ricevere i sorsi di vita che dà loro il sole. Così è la mia volontà. Tanto bene può fare, tanto di bellezza e di vita divina può infondere, per quanto l'anima si fa toccare, investire, plasmare dalle mani di luce della mia volontà. Se l'anima si dà in preda a questa luce, abbandonandosi tutta in essa, il mio supremo volere compirà il più grande dei prodigi della creazione, cioè la vita divina nella creatura. Oh, se il sole potesse formare col riflesso della sua luce altrettanti soli su ciascuna pianta, nei mari, sui monti, nelle valli, che incanto più bello, che bellezza più smagliante, quanti prodigi in più non ci sarebbero nell'ordine della natura. Eppure ciò che non fa il sole lo fa la mia volontà nell'anima che vive in essa.
e che sta come un piccolo fiore con la bocca aperta, per ricevere i sorsi di luce che il mio volere le dà per formare in lei la vita del sole divino. Quindi sii attenta, prendi ad ogni istante questi sorsi di luce del mio volere affinché si compia in te il più grande dei prodigi, che la mia volontà abbia la sua vita divina nella creatura. Dopo di ciò stavo dicendo al mio sommo ed unico bene: amore mio, unisco la mia intelligenza alla tua affinché i miei pensieri abbiano vita nei tuoi e, diffondendosi nel tuo volere, scorrano su ciascun pensiero di creatura, ed elevandoci insieme innanzi al nostro Padre Celeste gli porteremo gli omaggi, la sudditanza, l'amore di ciascun pensiero di creatura, ed impetreremo che tutte le intelligenze create si riordinino e armonizzino col loro creatore. E così, con gli sguardi di Gesù, con le parole, con le opere, coi suoi passi e fin col suo palpito, io mi sentivo tutta trasformata in Gesù, in modo che io mi trovavo come in atto a tutto ciò che il mio Gesù aveva fatto e faceva per reintegrare la gloria del Padre e al bene che aveva impetrato alle creature. Il suo ed il mio operato era uno solo, uno l'amore, uno la volontà. Ed il mio dolce Gesù ha soggiunto: figlia mia, com'è bella la preghiera, l'amore, l'operato della creatura nella mia volontà. Sono atti pieni di tutta la pienezza divina. È tanta la pienezza che abbracciano tutto e tutti, e fino allo stesso Dio. Vedi, eternamente si vedranno i tuoi pensieri nei miei, gli occhi, le tue parole nelle mie, le tue parole e passi nei miei, il tuo palpito palpitare nel mio, perché uno è la volontà che ci dà vita, uno l'amore che ci muove, che ci spinge e che ci vincola in modo inseparabile. Ecco perciò che il sole della mia volontà supera in modo infinito e più sorprendente il sole che sta nell'atmosfera. Vedi la gran differenza. Il sole creato da Dio, mentre batte la terra, la investe, produce mirabili ed innumerevoli effetti, ma non si parte dalla sua sorgente. Scende nel basso, si innalza in alto, tocca le stelle, ma la pienezza della luce sta sempre nella sua sfera, altrimenti non potrebbe sempre ugualmente investire tutto con la sua luce. Ma ad onta di tutto ciò, la luce solare non penetra nei cieli per investire il trono di Dio, per penetrarvi in Dio stesso e fare una la sua luce con la luce inaccessibile dell'Ente Supremo. Né investe gli angeli, né i santi, né la Mamma Celeste. Invece il sole della mia volontà, quando con tutta la sua pienezza regna nell'anima, la sua luce penetra ovunque, nei cuori e menti delle creature che vivono nel basso della terra. Ma quello che comprende è che si innalza in alto, investe tutta la creazione e porta al sole, alle stelle, al cielo, il bacio della luce del volere supremo. La volontà divina che regna nella creazione ed il sole della volontà suprema che regna nell'anima si incontrano, si baciano, si amano e si felicitano a vicenda. E mentre si lascia nella creazione, perché il sole della mia volontà non lascia nulla dietro, porta tutto insieme con sé, penetra nei cieli, investe tutti, angeli, santi, la sovrana regina, dà il bacio a tutti, dà nuove gioie, nuovi contenti, nuovo amore. Ma ciò non è tutto. Con impetuosità si riversa nel seno dell'Eterno. La volontà divina, bilocata nella creatura, bacia, ama, adora la volontà regnante in Dio stesso. Gli porta tutti e tutto, e tuffandosi insieme sorge di nuovo per fare il suo corso, perché stando nell'anima la pienezza del sole del volere eterno, questo sole sta a disposizione sua e, come emette i suoi atti, ama, prega, ripara, eccetera, questo sole riprende il nuovo corso per dare a tutti la sorpresa della sua luce, del suo amore, della sua vita. Sicché, mentre questo sole dell'eterno volere sorge, fa il suo corso per fare il suo tramonto nel seno della divinità,
Un altro ne sorge per fare la sua via involgendo tutto, fino alla patria celeste, per farvi il suo tramonto d'oro nel seno della maestà suprema. Onde le bilocazioni della mia volontà sono innumerevoli. Questo sole sorge ad ogni atto della creatura, fatto in questo sole del volere supremo. Ciò che non è nel sole, che sta nell'atmosfera, è sempre uno, non si moltiplica. Oh, se il sole avesse la virtù di far sorgere tanti soli, per quante volte fa il suo corso sulla terra, quanti soli non si vedrebbero su in alto, quale incanto, quanti beni di più non riceverebbe la terra. Quindi, quanti beni non fa l'anima che del tutto vive nel mio volere, dando l'occasione al suo Dio di bilocare la sua volontà per fargli ripetere i prodigi che solo sa fare un Dio? Detto ciò, è scomparso ed io mi sono ritrovata in me stessa. Bene, il titolo di questa meditazione è ben espresso dal titoletto proprio del brano che abbiamo letto: così come il sole è vita di tutta la natura, il volere divino è vita dell'anima. Anche un'espressione di Gesù, sorsi di luce del mio volere, che invita Luisa ad essere attenta a prendere, abbastanza espressiva. È un brano in cui si approfondisce enormemente la simbologia del sole, che come sappiamo negli scritti è straordinariamente, continuamente, insomma, presa da Gesù per designare, per simboleggiare, per far comprendere, per indicare il mistero della sua volontà, gli effetti che produce e il grande prodigio della vita in essa. E la prima parte, appunto, della meditazione è proprio dedicata a far riflettere sugli effetti della luce sulla creazione, che sono effetti di vita, a fronte degli effetti delle tenebre, che sono effetti di morte. Col buio non si vedono i colori, per esempio, no? Col buio non avverrebbero, come sappiamo oggi a livello scientifico, tanti fenomeni all'interno delle piante che producono tutto quel meraviglioso mondo vegetale, quindi con la fioritura, i frutti e tantissime altre cose, insomma, che adesso non è opportuno fare un trattato evidentemente di botanica in una meditazione, no? Quindi basta questo per comprendere. E tutto questo accade perché, diciamo così, la creazione stessa, le creature stesse si espongono alla luce del sole, evidentemente senza possibilità di farne a meno, perché non è che un albero può dire oggi sorge il sole, io me ne vado e mi vado a mettere dentro la casa, insomma, no? Quindi per la creazione il ricevere questo dono dal cielo, che è la causa della loro stessa vita, è un fatto disposto esso stesso dalla divina volontà e che non può non compiersi. E non è così invece per noi, evidentemente. Gesù spiega molto bene che la divina volontà tanto bene può fare, tanto di bellezza e di vita può infondere, per quanto l'anima si fa toccare, investire, plasmare dalle mani di luce della divina volontà. Questo è un passaggio essenziale, adesso ci fermeremo un po'. Se l'anima si dà in preda a questa luce, abbandonandosi tutta in essa, il mio supremo volere compirà il più grande dei prodigi della creazione, cioè la vita divina nella creatura. È chiaro che qui è tutto quanto il segreto, la differenza che c'è tra la creazione di tutte le cose, anche il motivo per cui la creazione sta ancora tutta in obbedienza e noi no, è che la creazione al di sotto, diciamo così, dell'uomo, animali compresi, non ha il libero arbitrio, non ha la possibilità di sottrarsi al raggio del sole divino, ma noi sì, e possiamo farlo nel piccolo, nel medio o nel tanto. Ecco, per cui tutto il segreto sta nel farsi toccare, investire, plasmare dalle mani di luce della mia volontà. Tante volte
L'immagine del sole è molto bella, no? Specialmente d'estate, quando cade questa meditazione. Chi vuole abbronzarsi adesso deve andare al mare a prendere il sole. Chi al mare non ci va e il sole non lo prende, rimane bianco, non si abbronza. È tanto facile, insomma, non è tanto difficile, no? E solo che mentre l'esporsi al sole, anche qui c'è delle controindicazioni, insomma, perché i raggi ultravioletti, sì, ci accarezzano, ma ci possono anche fare del male, insomma, no? Immediato, con le scottature e gli eritemi, o anche a lungo termine, con i melanomi, se uno si espone in maniera sconsiderata ai loro effetti. Ah, col sole della divina volontà non c'è nessun pericolo, non ci sono controindicazioni, quindi si può prendere tutto il sole che uno vuole, si può stare, magari ci riuscissimo a stare H24 esposti ai suoi raggi. È chiaro che fuori di metafora questo significa, l'abbiamo visto tante volte, tantissime cose, le cose diciamo così più grandi, più generali, quindi stare nel sole della divina volontà vuol dire vivere all'ombra e al riparo dei 10 comandamenti, vuol dire vivere dentro l'osservanza fedele dei doveri del nostro Stato. E questo è proprio l'ABC, no? Dire essere integerrimi nell'adempiere i nostri obblighi e nell'astenerci da ogni forma di male. Ecco, vuol dire anche stare sempre aperti ai raggi della luce, no? In bellissima l'immagine del sole, cioè la nostra vita è sempre in cammino, nel senso che chi cammina dietro Gesù sperimenta che ogni giorno cresce in conoscenza, si accorge di qualcosa, si fa attento a qualche particolare, no? I nostri cammini non finiscono mai. Possiamo aver raggiunto, come dire, una buona, come dire, osservanza dei comandamenti negativi, quindi non facciamo il male. Dicevo ieri sera durante una maniera, sì, non facciamo il male, va bene, ma il bene lo facciamo? Siamo intraprendenti, operosi, ecco, nel fare il bene, no? Quindi moltiplicando tutto il bene possibile. È chiaro che quando ci sta di mezzo un bene, la volontà di Dio è, come dire, molto ordinariamente implicata. Certo, a volte c'è la possibilità che facciamo un bene che magari il Signore non vuole da noi, non ce lo chiede in quel momento, questo sì, però generalmente quando ci si prodiga per moltiplicare il bene, è chiaro che si vive all'ombra dei raggi della divina volontà. Il discernimento, quindi il comprendere quello che Dio ci chiede nel momento presente, l'apertura di cuore, qui parla anche dell'abbandono, no? La nostra crescita anche in santità richiede la graduale trasformazione di noi stessi. La trasformazione di noi stessi è evidentemente un'opera divina, però in tante dimensioni richiede anche la nostra collaborazione, la nostra cooperazione. Se io sono incastrato, come dice Gesù, qui parla dell'incubo delle passioni e dei vizi. Le passioni e i vizi sono appunto catene che noi ci portiamo dietro, però sono catene molte volte, catene oscure e tenebrose, nel senso che condividono con la caratteristica delle tenebre e dell'oscurità il fatto che al buio non si vede niente. Quindi tu puoi avere delle catene, io posso avere delle catene grosse senza che neanche me ne accorgo, e il problema è che quando arriva la luce, ecco che significa farsi toccare, investire, plasmare dalla divina volontà, la devo accogliere. Ma questo lo fanno in pochi, perché quando la luce divina ci investe, vedere queste catene, quindi entrare in contatto anche con le cose negative della nostra vita e di noi stessi, ci procura una sofferenza psicologica, perché vorremmo che non fosse così, e prenderne coscienza non è un fatto gradevole,
né il fatto in se stesso e nemmeno per le conseguenze che ha, perché se ne prendo coscienza poi dovrò mettermi un attimo a cooperare con la grazia di Dio per togliere questa problematica o quantomeno per diminuirla o per risolverla, eccetera. Quindi teniamo sempre presente che tutto questo continuo lavorio che può passare tra l'altro per delle battute d'arresto, insomma, perché se succede un episodio, insomma, le mie reazioni sono scomposte, sono disordinate, purtroppo facciamo un bel capitombolo, insomma, no? Certo c'è il sacramento della confessione, che grazie a Dio nostro Signore mette sempre a nostra disposizione, però comunque se è un capitombolo ci procura una battuta d'arresto, diciamo così, nel nostro cammino di luce. Niente di trascendentale, niente di irrisolvibile, però bisogna rimettersi subito in marcia, quindi bisogna rialzarsi, ricominciare. Ecco. Quindi questa è una cosa che dobbiamo sempre tenere presente, bene ogni tanto riprenderla e meditarci sopra, perché il cuore proprio di questa meditazione è il lasciarsi toccare, investire e plasmare dalle mani di luce della mia volontà. Non dimentichiamo mai che la divina volontà è vivente e operante per tutte le creature. Cioè, l'amore e la volontà di Dio si trova, l'abbiamo meditato tantissime volte, appunto nella luce del sole che vediamo, nell'aria che respiriamo, nel nostro sangue che circola, nei nostri organi umani che funzionano, cioè nell'acqua che beviamo, nel cibo che mangiamo, nell'acqua con cui ci laviamo, nel bene che ci fanno le altre creature, nel mondo vegetale, nel mondo animale, nel fiore che vediamo, nell'albero che vediamo, nell'animale la cui bellezza contempliamo, la cui compagnia godiamo, se è un animale domestico. Quindi questi sono tutti, adesso è tempo di vacanze, nel mare, quello ti amo di Dio, la montagna, i fiumi, i ruscelli, ecco, i laghi, sono infinite carezze con cui Dio ci ha circondato, non riconosciute come tali però. Chi è che riconosce e vive anche, gode di tutte quante queste manifestazioni dell'amore divino? Quasi nessuno. Non parliamo poi, ecco, delle carezze, insomma, no? Prima ho accennato la confessione, cioè, i sacramenti, cioè, chi è che gode dell'atto di amore forse più grande che il Signore si è inventato nei nostri confronti, che è stato inventarsi la messa, farci fare la comunione sacramentale, quindi il grande mistero dell'essere uno con Lui? Allora, sappiamo bene che la quasi totalità degli esseri umani vive in uno stato di totale incoscienza. Poi che sia colpevole o incolpevole lo lasciamo giudicare al nostro Signore, noi dobbiamo semplicemente guardare i fatti oggettivi. Quindi la divina volontà c'è per tutti, ma non è efficace per tutti. E nonostante, come sappiamo da San Paolo, che la divina volontà, per quanto sta in lei, la lettera a Timoteo, no? Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità, questa volontà chiaramente è condizionata, diciamo così, all'accettazione da parte della creatura. Perché vuole che tutti gli uomini siano salvi non vuol dire che li salverà per forza tutti quanti. Che giungano alla conoscenza della verità non vuol dire che vi saranno ridotti con la forza o che saranno costretti ad accettarla. Perché l'adesione alla verità deve dipendere da un atto volontario della creatura, che quella verità come suo dovere la cerca, l'ha cercata e una volta che l'ha trovata la riconosce come tale, la abbraccia e per essa vive. Ecco, quindi gira e rigira, utilizzando un termine un po' caro agli scritti che parlano dei giri, alla fine poi torniamo sempre qui, no? E anche gli atti tipici che si compiono nella divina volontà, appunto i giri,
quelli con cui, di cui Luisa parla nella seconda parte della meditazione, no? Che si dice che si mette ad unire l'intera sua intelligenza alla sua, anche queste sono operazioni che abbiamo tante volte visto, ascoltato e anche commentato, no? Quindi affinché i miei pensieri abbiano vita nei tuoi e diffondendosi nel tuo volere scorrono su ciascun pensiero di creatura, quindi tutte tante queste cose non sono altro che un'amplificazione ulteriore, molto grande, ecco, degli effetti, è un mettersi al sole, quindi è un andare a fare nostri, a fare propri tutti quanti questi prodigi fatti dal divin volere, che devono essere come tali riconosciuti, fatti nostri, divenuti oggetto di quella forma particolare di preghiera che è appunto la preghiera nella divina volontà, che non è una preghiera nuova ma è un modo di pregare differente, come tante volte ci siamo detti. E questo genera, ecco, prima fa generare, poi fa gestare, poi fa nascere, poi fa germogliare, poi fa crescere la vita della divina volontà in noi. Ecco, quindi questo stare, questo farsi toccare, investire, plasmare, questo attingere a questi sorsi di luce della divina volontà è operazione che dipende da noi, nel senso che produce effetti se e quanto noi ci disponiamo a riceverli. Ecco, per cui con gioia, ecco, nella consapevolezza che, come Gesù di nuovo dice, se questo avviene, se l'anima si dà in preda a questa luce, bellissimo, può darsi in preda e si abbandona ad essa, il mio supremo volere compirà il più grande dei prodigi della creazione, cioè la vita divina nella creatura, la vita divina nella creatura. Questo deve essere sempre il nostro punto di riferimento, la nostra meta, il nostro desiderio, il nostro obiettivo. Santa Vergine Maria, donaci appunto questa grazia immensa di vivere abbandonati in preda alla luce della divina volontà, di non permettere che ci domini l'incubo delle passioni e dei vizi, le loro tenebre, come possiamo fare di tutto per sfuggire ad essi. Quando qualche tentacolo ci riaggancia, chiedere a Gesù attraverso il Santo Sacramento della Penitenza che spezzi subito quelle catene maledette e lungi da noi, ecco, trovarci nella tomba preparata dalle tenebre alimentate dalla cattiveria infernale, insomma. Che la luce della divina volontà possa far germogliare tutto lo splendido giardino della nostra anima e compiere appunto il più grande dei prodigi della creazione, cioè la vita divina nella creatura. Te lo chiediamo, noi ci affidiamo alla tua intercessione, ti chiediamo anche il tuo aiuto per fare tutto quanto sta in noi, tutto quello che è possibile, perché questo, ecco, sogno celeste sia ogni giorno di più per noi realtà.
nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.